Giglio, Anthony Genuit, questo lo sapete tutti, che non ho potuto prendere integralmente in prestito perché, come diceva Marco poco fa, io sono torinese, non sono mantovano, quindi non potevo dire che Mantova abbia generato, mi ha dato i Natali. Potevo al massimo dire, ma con ottime ragioni, casomai, che mi ha preso, che mi ha conquistato, che mi ha vinto. Ed è quel titolo che in qualche modo prefigura già il tema che avevo in mente, questo tributo alla città di Mantova, la mia città di adozione, scelta come tale nel 90 quando mi trasferì qua con lo studio, poi la Gazzetta, eccetera, eccetera. Però, nonostante il titolo, che conteneva già in nuce tutto quanto il programma, io non riuscivo a mettere mano all'opera, al lavoro, perché ero frenato da un qualcosa. Anche questo ce l'aveva Mara poco fa. Essendo appunto veronese, io nel tributare questo omaggio così sperticato, se vogliamo, così importante anche alla mia città di adozione, avevo la sensazione di perpetrare un tradimento ai danni della mia città di origine, che è Verona. Sentivo insomma questo senso di colpa, per cui avevo bisogno di trovare la chiave che andasse a conciliare questo dissidio. E ci ho messo un po' a trovarlo, poi dirò come e quando. Ora, sappiamo tutti benissimo che amare due donne può essere estremamente pericoloso, soprattutto se una delle due è la moglie. Ora, nel caso di specie, anzi della metafora di specie, tra le due città la moglie legittima Verona, non può essere Mantova. Ma io avevo questo sbilanciamento nei confronti di Mantova, ancora maggiore se vogliamo per un altro motivo, che è sposato un mantovano. E dunque, nel momento in cui concepì quest'opera, mi trovai anche nella paradossale situazione di avere una moglie, la moglie reale, la mia donna, la compagna della mia vita, insomma, che reggeva il boccolo all'amante virtuale, all'amante metaforica che era la città di Mantova, quindi anche la città sbagliata, fosse stato per Verona, forse sarebbe stato diverso. Cosa succede? Questa idea non la trovavo, tira, 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 vai, venne ad un certo punto pressoché all'improvviso. E successe quando cominciai a lavorare per la Gazzetta nel 93. Dunque, perché possiate capire quello che vado dicendo, legato un po' conto del cambiamento che comportò per me la situazione, mi basterà dirvi che sono passato improvvisamente dai 10-12 mila circa chilometri che facevo in macchina l'anno prima, come penso tutti quelli che usano la macchina, normalmente, ai circa 50 mila. Questo mi può dare la misura di quante cose in più, proprio anche in senso materiale, numerico, mi sono trovato a dover incontrare, vedere, vagliare nel Mantovano. Questa è la ragione per cui ho notato forse più di quello che avrei creduto, di quello che avrei voluto. E mi accorsi in questo modo praticamente subito che attraverso questi incontri, attraverso queste cose che vedevo, queste visioni, questa gente anche, questi colori, queste luci, questi sapori, io trovavo costantemente, quotidianamente, dei motivi di rimando a un qualcosa del mio lontano passato, che queste cose mi ricordavano. Parlo del lontano passato di Sud Verona, quello dell'infanzia, quello dell'adolescenza, della prima giovinezza. E questo mi accadeva sì in città, come si potrà notare anche nelle foto, se qualcuno ha la volontà di guardare il libro, ma mi succedeva di più nella campagna, nel contado, e credo di aver capito anche la ragione precisa di questa cosa. Potrebbe essere questa, che quando ero bambino, abitavo appunto a Villafranca, la mia casa all'epoca era completamente circondata dalla campagna. Invece successivamente, già nel tempo in cui mi trasferì a Mantova, già da qualche decennio, questa campagna era stata concentrata dal cemento, e la casa finita nel mezzo di un grosso quartiere, ovviamente. Quindi cosa era successo? Che quella campagna era già stata da diversi anni, per così dire, sospinta non nel limbo, nella zona fumosa della memoria lontana, nella plaga struggente della nostalgia, ecco, per esprimermi
anche qui un po' poeticamente. E quindi è chiaro che tutto quello che vedevo qua di affine, di somigliante, suscitava una certa emozione che mi riportava a quel tempo e a visioni analoghe. E questa da qui è andata la razza del libro. Ha una cosa, se fosse andato a lavorare per l'Eco di Bergamo sarebbe stata la stessa cosa, però il destino è voluto che fosse Mantua, perché è Mantua è stata, fermo restando che la mia affezione, il mio cuore per questa città rimane diventato tutt'oggi, quindi non rimpiango assolutamente, insomma, che le cose siano state così e di essere praticamente diventato mantovano. Allora, ecco, insomma, come un coniglio tirato fuori una prestigiatura dal cappello, all'improvviso mi salta fuori la soluzione del Busilis. E la parola chiave è proprio questa, che è addirittura sprecata nel libro, è la nostalgia. La nostalgia è la parola chiave di tutto quanto il discorso. Mi è balzata alla mente con stupore di novità e l'ho trovata subito l'espediente perfetto, l'espediente ideale per poter evocare il passato attraverso il presente, che il passato apparteneva a Verona, ed ecco, con questo quel dissidio che mi tormentava, ho potuto mettere mano alla cosa, realizzarla, sembrarla, assemblarla, farla, insomma, dopo i piedi di questo castello, come di una doppia proiezione, una proiezione del più fino, come il passato, il presente proiettato nel passato, il passato riproiettato nel presente, recuperato per essere in qualche modo rivissuto attraverso le immagini dei popoli del presente. Ecco, io penso che non sia il caso di aggiungere altro, anche perché ho fatto una cosa forse fin troppo fumosa o intellettuale. Forse leggendovi il primo brano dal libro riuscirete a capire meglio quello che ho tentato di dire. Quindi se mi permette